Ed eccoci in Media Plaza, nono congresso internazionale delle Camere di Commercio, realtà importanti che si stanno avvicendando e che stiamo descrivendo e facendo conoscere. Siamo ora con il dottor Enrico Pochettino, direttore internazionalizzazione e innovazione di IREN. Dunque andiamo nel settore energia. Sì, settore energia, settore dei servizi di pubblica utilità. Noi siamo attivi appunto nel settore dell'energia sia sulla filiera elettrica con la produzione, distribuzione e vendita, sia sul settore del calore, no? Siamo i leader italiani del teleriscaldamento, ma siamo anche presenti in settori come il ciclo idrico integrato, la distribuzione gas, la rigassificazione, settore ambientale e il settore dell'efficienza energetica. Ecco, in tempi nei quali si parla molto di energia, ma anche di ambiente, di sostenibilità, dove guardano i vostri scenari in questo momento? Ma sì, effettivamente è un momento di particolare fermento in cui i vari settori in cui siamo presenti stanno trovando delle convergenze, perché l'efficienza energetica è un po' il fil rouge che lega tutti i settori. Bisogna in tutti i settori trovare delle efficienze operative, ma anche efficienze energetiche. E queste esigenze sono prioritarie qua in Italia, dove siamo attivi da sempre, ma sono degli elementi che stanno cominciando a nascere anche come esigenze in paesi, diciamo, in via di sviluppo, comunque emergenti. How about this congress? Oh, it's a good opportunity to have in 3 days a very very good network ready to support our business. We are starting now an internationalization process, so it's very important for us to build up a network of potential partners at the moment, and the Chamber of Commerce are the good way to start to find the best partner or the potential client for our services. Now Turin is the core, the center of the world. I think so. Turin is for getting... you too now. For me, because I work here in Turin, so I think that Turin really in the future will play a very important role in terms of internationalization and innovation. Thank you so much. Thanks.